Non chiamateli Novax, ma cittadini che chiedono vengano riconosciuti quelli che secondo loro sarebbero gli effetti collaterali delle vaccinazioni anti-Covid. In 500 si sono ritrovati lungo via Roma a Treviso, striscioni ma soprattutto foto di persone che loro ritengono siano decedute a causa delle vaccinazioni. Il corteo silenzioso è sfilato lungo le vie principali senza alcuna provocazione. Prima Piazza della Vittoria, poi il Duomo, passando davanti Casugana. I manifestanti non hanno intonato slogan o distribuito volantini, ma semplicemente con la loro presenza hanno voluto testimoniare il loro dissenso per le decisioni prese in tema Covid. Tra loro anche Fabio Lafalce, ex farmacista, che nella sua contestazione si è autodenunciato. Io non entro mai nel merito sull'efficacia, sulla sicurezza, ma la cosa che dico e ridico qui davanti, ancora davanti alle forze dell'ordine, che sono a conoscenza di una notizia di reato, perché si stanno violando tutte le normative sui farmaci in Italia. Per cui veramente sentitevi liberi di portarmi in caserma anche dopo, lo dico sempre, e farmi scrivere un bel verbale con tutte le violazioni di norma. Due le testimonianze di persone che hanno affermato di aver subito conseguenze fisiche delle vaccinazioni, mentre Riccardo Schumski nel suo intervento ha ribadito la volontà di ricorrere contro il provvedimento di radiazione dall'Ordine dei Medici ricevuto qualche mese fa e per il quale da qualche giorno ha ricevuto anche le motivazioni. Per questo ha lanciato un appello alla cittadinanza. Sto raccogliendo testimonianze perché io non mi sono tenuto registrazione di tutti, anche perché rispondevo a orari e straorari di notte. Stiamo raccogliendo e le porteremo per dimostrare che non è che ho curato mettendo a repentaglio la salute della gente, anzi io ho anche vaccinato, io ho vaccinato una quindicina di persone, me l'hanno chiesto e io, siccome sono il medico di tutti, l'ho fatto perché era la loro scelta, tanto per dire che non sono un Novax così, l'ho anche consigliato a qualcuno che aveva pluripatologie,